Una cerimonia toccante quella che ha visto l'intitolazione del nuovo campo sintetico del centro sportivo Luciano Giunti, casa dell'Olmo Ponte, alla memoria di Francesco Renzetti, scomparso all'età di 17 anni a causa di un incidente stradale. Francesco aveva militato nelle fila della società aretina che gli ha voluto rendere omaggio anche attraverso un'opera dell'artista Alessandro Marrone. È un campo che noi abbiamo fatto quest'anno con grande sacrificio in un periodo anche difficile per fare degli investimenti. L'abbiamo fatto interamente con, diciamo, le nostre risorse, con l'aiuto di qualche amico. Noi lo intestiamo a Francesco Renzetti perché, anche se c'è stato poco qui da noi, di fatto ha lasciato una traccia importante, aiutato anche dal gruppo di cui faceva parte, che è stato un gruppo dei migliori di quelli che abbiamo avuto. E poi soprattutto anche la famiglia. Con la famiglia abbiamo avuto subito un rapporto sincero, spontaneo. Questo campo di calcetto, che tra l'altro è anche a disposizione di tutta la città, perché dopo gli allenamenti noi, chiunque può venire qui, probabilmente verranno quelli della WISP, della OPES, ma anche clienti normali. E chiaramente per fare questa cosa, noi che siamo molto attenti al discorso sicurezza, abbiamo dotato qui nel campo, grazie anche alla Toscopari che devo dire ci ha fatto questa donazione, un defibrillatore. Tutto ciò che viene fatto qua viene gestito dall'Olmo Ponte, ma appunto la proprietà di tutti i cittadini, quindi l'amministrazione comunale è ben felice di poter collaborare con società come l'Olmo Ponte, e ancora una volta un ringraziamento e una vicinanza alla famiglia per veramente aver gestito in maniera esemplare questa inaugurazione, che è stata molto toccante.